E buongiorno, siete pronti per cucinare con noi nel nostro spazio del Cucinando con MD? E quindi io do il buongiorno allo chef Isidoro Ferrara. Buongiorno, buongiorno chef. Buongiorno a te, Maria. Come va questa mattina? Stamattina bene. Potrebbe andare meglio rispetto a ieri mattina, ma noi ci accontentiamo perché abbiamo visto la luce del giorno e quindi va bene così. Buongiorno, siamo nello spazio del Cucinando con MD e io abitualmente questa mattina al supermercato di MD ho comperato dei prodotti attraverso l'SMS dello chef Isidoro Ferrara che mi ha inviato appunto alle 6 del mattino e mi ha detto: Mario, compra queste cose da MD. E allora io ho comperato ciò che mi è scritto, degli spaghetti alla chitarra freschi, ho preso perché lui predilige la pasta fresca, e poi ho comperato dei pomodorini, delle ciliegine così denominate, tutti i prodotti in offerta da MD, e poi ho comperato i capperi. E poi ho comperato la ricotta, ricottina fresca, e poi ho comprato i pinoli. Ecco qui, questo è quello che mi è scritto nel MSMSMSMSMS. Ho indovinato oppure ho mancato qualche ingrediente? No, c'è tutto. Allora, buongiorno, cuciniamo live qui nello studio di Mattina 9, nello spazio del Cucinando con MD, prodotti di MD, comperati, di ottima qualità, convenienti perché hanno un prezzo piccolo, buona spesa da MD. E che cosa prepariamo, chef? Oggi cosa prepariamo? Non lo so. Cosa prepariamo? Tante cose una vedo cosa già molto veloce, come sono caratteristiche le nostre ricette, chiaramente. È una cosa sempre molto easissima. Perché le persone... A proposito, sai, ma una nostra telespettatrice ha detto: chef, ma tu fai una ricetta che a volte ci potessi mettere anche 2 minuti? Così? 2 minuti. Io? 2 minuti. Frum. E questa è una ricetta da 2 minuti. Quindi una ricetta da due minuti. Se dovete correre, andare in palestra, dovete uscire, preparare però un buon pranzo. Ecco lo chef Isidoro Ferrara live, vi farà vedere come in 2 minuti preparerà questa ricetta. Noi ce la prenderemo comoda, perché giustamente non possiamo fare una ricetta in 2 minuti, però le persone che stanno a casa possono tranquillamente, insomma, capire che è una ricetta molto semplice, molto facile, dove non ci vuole, insomma, un'ora per poterla realizzare. Ci vogliono gli ingredienti di MD e ci vuole ovviamente lo chef Isidoro Ferrara, che occhio vi fa vedere come si prepara, anche se sono solo i 2 minuti. Quindi occhio, guardiamo. 2 minuti, quindi la ricetta, come l'abbiamo chiamata questa ricetta? Non lo so, eccola qui la ricetta: chitarrine, ricotta, pesto e pinoli. Non elencato giustamente l'ingrediente. Sarebbe chitarrina, ricotta e pesto di pinoli, quindi c'è un errore, c'era una congiunzione in più. Noi siamo contenti lo stesso. Chitarrino, ricotta e pesto e pinoli, quindi una doppia congiunzione. Va bene. Ricotta e pesto e pinoli. Per preparare questa ricetta occorrono 350 g di chitarrine fresche, 25 pinoli schiacciati, 100 g di ricotta, 5 cucchiai di evo, 6-7 capperi sotto sale, 5-6 pomodorini, un po' di basilico, aglio e peperoncino. In due minuti vediamo come prepariamo. Questo è l'atmotiv del chef Isidoro Ferrara. Quindi, qui a Mattina 9. Che cosa facciamo questa mattina? Non lo so, chef. Ci facciamo prima, la prima cosa che ci andremo a fare è il pesto. Il pesto lo dovremo fare di pinoli, quindi per fare un bel pesto con i pinoli aggiungiamo un po' di basilico, dell'olio, del sale e... Frulliamo il tutto. Quindi il primo passaggio è quello della preparazione del pesto. Mi raccomando, occhio, guardate live cosa fa lo chef di Mattina 9. Stiamo preparando il pesto. Il pesto si prepara con i pinoli, olio, evo, extravergine di oliva, olio, pinoli e basilico. E formaggio anche, chef. Vediamo. Metteremo il tutto all'interno. Sì. Che bel colore. Basilico tra... Ha ragione, dobbiamo far vedere bene in mostra, non vedono niente giustamente. Quindi poi aggiungiamo i pinoli. Stiamo preparando il pesto che ci servirà per fare sta cosa. Il pesto genovese.
che fa, lo possiamo usare anche così, questo è molto buono questo qui. Sì, il fresco, prediligete il fresco, fatelo immediatamente in casa. Poi che cosa andiamo a prendere? Il nostro Gigio in infernale. Okay. Il nostro attrezzo rumoroso. Rumoroso che dobbiamo... Però è facile. Sì, sì, no, non ci vuole niente, vedi? Stiamo quindi triturando con questo attrezzino basilico fresco, pinoli e formaggio. Che formaggio abbiamo scelto? Un po' di parmigiano, anche grana può andare bene. E dell'olio, dell'evo, dell'extravergine di oliva. Abbiamo un po' salato anche? No, salato non abbiamo salato, no. Vabbè, useremo i capperi dopo e quindi giustamente non abbiamo salato. Questo qua ci serve giusto per fare la crema che poi andremo ad aggiungere alla ricotta, che è molto facile. Non commettete l'errore di aggiungere adesso il sale, perché abbiamo negli ingredienti che prima abbiamo menzionato, abbiamo appunto i capperi che già sono di per sé abbastanza salaticci. Eh sì, sono capperi sotto sale, chiaramente bisogna farli. Ecco qui, quindi diciamo che il grosso abbiamo triturato. Questa prima fase, quindi abbiamo preparato chitarra e pesto e ricotta. Esatto. Oggi a mattina 9, lo chef di mattina 9, chef Isidoro Ferrara, live sta preparando questa ricetta. Allora, come vedi, bisogna far frullare il tutto. Se vedete che non ha frullato perché è di immersione, perché giustamente la quantità è poca, quello che stiamo usando noi. Deve essere cremoso. Deve essere abbastanza cremoso, quindi ci possiamo aggiungere o un pochettino di olio, se preferite dell'acqua, o preferite anche un po' di ricotta, perché dopo andiamo a stemperare la ricotta, ok? Quindi per noi è importante che questo si riduca quanto più sottilmente possibile, cioè quanto più finemente va meglio, perché così abbiamo la possibilità di farlo amalgamare alla nostra ricotta. Sì. E poi ci dà un bel colore. Questo è un piatto bello tricolore. Questo è proprio bello. Questo è un piatto di colore, sì, perché io vedo anche i pomodorini qui, ci sono, e quindi ci sono proprio i colori della bandiera italiana. Perfetto. C'è il verde, c'è il bianco, c'è il rosso. Abbiamo. Quindi proprio più made in Italy di così, oggi a mattina 9 qui non si può, vero chef? Ma oggi siamo proprio made italiani. Made italiani, perfetto. Quindi che cosa facciamo adesso? Adesso dobbiamo fare una cosa semplice che non ci prende molto intanto tempo. Intanto io vedo due pentoline ancora, due padelline. Allora, due padelline perché? Perché questo qui ci servirà per saltare la pasta e questo qui ci serve per fare ancora un qualche cosa che... Il chef Isidoro Ferrara ci tiene a dare queste piccole illustrazioni che non sono casuali, ovviamente, nel senso che quando sceglie l'utilizzo di due padelle e non una, perché molte volte noi per non perdere tempo, per economizzare del tempo, tendiamo a fare tutto in un'unica padella. Sì, invece sì. No, lui ci tiene a questa cosa perché non tutti insieme contestualmente gli ingredienti. Perché? Perché i sapori devono sì mescolarsi bene, però devono comunque avere la loro connaturazione, il loro sapore iniziale. Se invece inseriamo tutto contestualmente, perdiamo e mescoliamo i sapori in maniera sbagliata ed erronea. Invece lui utilizza quindi varie padelle perché devono avere una cottura iniziale diversa e poi successivamente invece le andiamo insieme ad incorporare nell'ultimo passaggio. E adesso vediamo come utilizziamo in questo caso queste due pentole antiaderenti. Abbiamo quest'aglio in camicia. Oggi abbiamo chiamato le nostre pentole, no? Le nostre pentole, le super pentole mega riscaldanti. Ah, le sì, il Tianel. Viva le Tianel. Ok, aggiungiamo un pochettino di peperoncino, appena un po' di peperoncino. Quindi, allora, abbiamo utilizzato la prima pentolina, la piccolina, abbiamo inserito questo aglio in camicia, così chiama chef, proprio con questo tecnicismo, aglio in camicia. Chiama, perché non è che lo chiamo io soltanto, si chiama così. Qui a mattina 9, però lo chiami tu, qui, casa tua. Ma a casa mia, non lo so, ma si chiama così, casa vostra, camicia, perché abbiamo spiegato perché si usava questo qui con la camicia, perché senza c'è freddo. A freddo, qui fa ancora un po' tantino freddo. Comunque sono tutti prodotti che abbiamo comperato da MD, prodotti che hanno un sapore esclusivo, ma sono convenienti perché il prezzo è piccolo. Mi chiederai perché sto facendo tutto questo, cioè a parte però non li mettiamo insieme. Che adesso bisogna che i pinoli... Abbiamo inserito l'aglio, il peperoncino e abbiamo inserito i capperi. Vi ricordate adesso... che nel pesto iniziale non abbiamo inserito il sale? Ecco la spiegazione. Certo, ecco qua. Quindi aggiungeremo dei pinoli, ok? Perché ho bisogno che questi si... diventino croccanti. La croccantezza dei pinoli. Quindi facciamo saltare leggermente il tutto in un pentolino, ma giusto per dargli solo il sapore, perché dopo questo ci servirà tutto quando lo metteremo a parte, ok?
quindi stiamo cuocendo a parte. Nel frattempo che saltano questi qua, noi che cosa facciamo? Assemperiamo un po' di ricotta. E intanto il tempo scorre. Il tempo, ma io sto andando. Sì, proprio tranquillamente. Andiamo a pescare. È un menù che potete fare tra una chiacchierata al telefono. Esatto, chiacchierando. Già l'abbiamo fatto. Io lo sto allungando proprio per dare la possibilità a tutti. È facile. Quindi allunghiamo con un po', cioè stemperiamo un po' di ricotta. Sì. Diciamo che ci sono comunque, io volevo salutare alcuni degli spettatori, perché la settimana, perché abbiamo più volte detto che tutto ciò che noi cuciniamo, che poi vi facciamo rivedere attraverso la nostra pagina di Facebook Mattina 9, vi diamo con questa cosa la possibilità di poter fare poi voi la ricetta. Certo, certo. Quando fate voi la ricetta e la preparate, ci va che la condividete poi sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9. E questa cosa è accaduta perché ci sono alcuni telespettatori che hanno cucinato, mi sembra, delle orecchiette. Le orecchiette, che cos'erano? Le chicchette di patate. Le chicchette di patate. Quella è andata a ruba, quella ricetta. È andata a ruba la ricetta che chicchette di patate, magari se la volete ritrovare andate sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9 o anche su quella dello chef Isidoro Ferrara e rivedete questa ricetta. Ci sono amici che hanno postato la loro, il loro piatto, e devo dire che sono stati bravi, complimenti, bello, continuate, preparate le ricette, magari anche solo quella che vedete adesso, perché sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9 ce ne sono tante. Fatela live con, in compagnia live con lo chef Isidoro Ferrara, e quindi poi fate una bella immagine fotografica e poi ce la condividete, noi la commentiamo e vi diciamo bravi, complimenti a voi. Adesso che cosa sta succedendo, chef? Adesso abbiamo buttato la pasta, metti da questa parte qua. Pasta, abbiamo scelto gli spaghetti alla chitarra freschi, quindi pasta idonea. E poi adesso andiamo ad ultimare ancora questa preparazione di questo primo piatto. Perfetto, guarda che io sto facendo questo. Cosa fai? Adesso cosa farò? Guarda che cosa faccio. Adesso cambio la pentola. Sono diventati croccanti, Pinone. Sì, sono diventati croccanti. Quindi adesso cambio la pentola, aggiungerò dentro il tutto. La pentola è semifredda. Ma perché questa cosa? Perché adesso ci dobbiamo stemperare dentro la ricotta. Quindi un passaggio dal caldo passaggio al freddo, perfetto, altrimenti la ricotta invece io la tengo. Avete visto? Togliamo l'aglio, ascoltami bene, togliamo l'aglio, togliamo il tutto, stai attento che ti sporchi. Quindi adesso è siamo ritornati un'altra volta nella pentola che è fredda. Che è fredda. Qua, la sto prendendo così. Quindi dalla pentola calda direttamente alla pentola fredda, abbiamo inserito quindi questo. Quindi adesso cosa facciamo? Mettiamo all'interno la ricotta che abbiamo stemperato, se avevamo bisogno di un po' di latte lo potevamo aggiungere, in questo caso non c'è stato bisogno e quindi l'abbiamo stemperato direttamente senza latte, un po' di sale, un po' di pepe e chiaramente un po' di formaggio. Aggiungiamo tutto dentro e ma com'è buona questa ricetta di oggi, chef? Iniziamo a sciogliere il tutto all'interno del nostro... della nostra sua pentola perforante. Sì. Poi cosa facciamo? Poiché abbiamo bisogno del colore, allora tagliamo i nostri pomodorini a cubetti, a quattro, come vogliamo. A cubetto? Tagliamo. Ok, guarda. Sì. Vedi? Sì. E uno, e due. Prendiamo un altro, vai, così perlomeno abbiamo. E uno, e due. Tutto questo naturalmente... è una ricetta molto molto, molto veloce, molto come veloce. Visto, questa ricetta ce la siamo presi con comodità, sì. Ovviamente, chef. Ho tagliato i pomodorini con il nostro super aggeggio tagliente. Non mi uccidere, chef! Super aggeggio tagliente che Pedrini li fa e il signor Pellotti ce li dà. Quindi e quindi? E quindi uno, due, tre, spot Bellotti. E qui a Mattina 9 oggi stiamo preparando delle chitarre e pesto e ricotta. Ricotta, perfetto. E allora vogliamo un attimo indicare nuovamente la ricetta, chef, velocemente? Abbiamo preparato il pesto. Come cosa abbiamo fatto per preparare il pesto? Abbiamo inserito del basilico fresco, dei pinoli, del formaggio parmigiano. Abbiamo triturato, il tutto deve avvenire, deve risultare una crema. Quindi effetto cremoso, se non vi riesce l'effetto cremoso, unite anche un po' di latte o anche un po' di ricotta. Perfetto, in questo momento compare appunto sull'Edual la ricetta, ovvero per preparare chitarra, ricotta e pesto e pinoli occorrono 350 g di chitarrine, 25 pinoli schiacciati, 100 g di ricotta, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, 6-7 cappe di sottosale, 5-6 pomodorini, basilico, aglio e peperoncino. Abbiamo detto che è una ricetta tricolore, nel frattempo che abbiamo preparato questa mistura, quindi abbiamo realizzato il pesto in una pentolina piccola antiaderente, abbiamo soffritto
dell'aglio, abbiamo soffritto del peperoncino e poi abbiamo inserito anche dei pinoli perché devono avere una resa molto croccante. In un'altra pentola antiaderente invece abbiamo, dopo aver soffritto il tutto, abbiamo inserito a freddo, quindi mi raccomando, a freddo, abbiamo inserito il composto, quindi aglio, pinoli e peperoncino. Abbiamo tolto l'aglio e poi abbiamo inserito questa ricotta precedentemente stemperata. Perfetto. Nel frattempo abbiamo cotto queste chitarrine e all'interno abbiamo inserito anche un po' di acqua amidata, acqua di cottura. Perfetto. E questo piatto sembrerebbe essere pronto in pochissimo tempo, perché nel frattempo abbiamo anche tagliato a cubetti invece il pomodorino, perché ricordatevi, questo è un piatto made in Italy, quindi dovete Il nostro pesto. Scusami, il nostro pesto. E adesso vediamo. Accendiamo dentro. Sì. Quindi gli diamo quel colore che avevamo bisogno prima. Sì, colore di prima. E questo piatto oggi a Mattina 9. Se volete rivedere le nostre ricette, andate sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9, perché tra poco posteremo anche live questa ricetta. Fate le fotografie, preparatele, fatecela vedere, noi la commenteremo. E sì, poi andate anche sulla pagina dello chef Isidoro Ferrara. Lui, sì, la vedete sicuramente. Queste non solo, ma anche tante altre ricette. La posti tu, la posto sulla mia pagina Mario Adami. Insomma, qui si mangia sempre, perché il mangiare, chef, mette d'accordo proprio tutti. Tutti, ecco, quando si dice quindi silenzio, sapore e parla il sapore. Parla il sapore. Ora siamo quindi adesso vicini. Stiamo saltando, senti il profumo. Si sente il profumo del basilico. Sì. Quindi siamo pronti, fra poco faremo silenzio e parlerà il sapore. Ma chissà, storia del silenzio. Tratteniamo, dai, facciamo una cosa insieme, noi siamo in armonia, il piatto deve essere armonico, deve sentire la passione che esce da dentro, quindi il sentimento che mettiamo nel comporre il piatto, l'abbiamo quasi fatto. Vi piace questo piatto? Vi piace? Dateci bello, like sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9, okay. Ogni giorno cuciniamo live delle ricette dal sapore un po' unico, perché anche se gli ingredienti sono molto conosciuti e li avete sicuramente in casa, sono comunque combinati in maniera diversa, in maniera originale e buona, saporosa. Io così saporosa, dico, mi piace dire saporoso. Quindi possiamo mettere il tutto all'interno del coppapasta. Sì, okay. E abbiamo quasi preparato, ultimato questo piatto. Ultimo. Settimana prossima, chef, dimmi. Settimana di Pasqua. Di Pasqua. E quindi prepariamo qualche piatto, perché cominciate già ad organizzarvi, eh? Prepariamo qualche magari piatto. Per Pasqua andate al ricevimento il Cigno di Giuliano, quindi vi preparate, già lo dite, magari scrivete lui sulla sua pagina e prenotate questo menù pasquale. Però non vi preoccupate, perché chi ha qualche marito un po' pigro e magari deve restare in casa, no, perché magari resta in casa perché non ha voglia di uscire, il chef Isidoro Ferrara vi darà delle idee sulle ricette pasquali. Questo poi avverrà ovviamente la settimana prossima, ma intanto ogni giorno qui a Mattia noi prepariamo gustosissime prelibatezze luculiane. Okay, allora, abbiamo terminato? Qui. No, un attimo soltanto, adesso andiamo a decorare il piatto. Il piatto lo decoriamo oggi con un po' di erba cipollina. Erba cipollina oggi. Un bel piatto decorato, sempre bene alla testa, agli occhi e al cuore, alla pancia. No, e anche al cuore, anche no? Al perché cuore, comunque se tu mangi bene, chef, vuol dire che stai bene. Certamente. E quindi se stai bene si percepisce. Io vi auguro che voi siate sempre bene. Sughetto. Ecco, qui siamo pronti. E il piatto. Sembra un orologio, sai, un po'... Bello, eh? Aspetto, sai... Il piatto... È pronto. Il piatto è pronto, tavola. Quindi buon pranzo a voi, tutti grazie per aver scelto anche oggi lo spazio del Cucinando con MD. Siete numerosi, lo so che siete numerosi, perché numerosi sono i messaggi che inviate. Io assaggio come di consuetudine, vi ringrazio, vi aspetto per i saluti e noi lo ritroviamo domani nello spazio del MD. Buon pranzo. Arrivederci, grazie, ancora grazie. Buono.